Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Alla fine Meloni forse dice anche questo, no? Che un'identità che è molto infatti ora nitida al tema è quella della destra. È una destra, forse non è la destra storica, non è la destra storica di Mussolini, ma è la destra della chiave inglese degli anni 70, è un'altra destra, però è una destra, ha portato avanti questo disegno ed è arrivata a meta. Credo che voi abbiate ragione, credo che una delle carte della Meloni sia quella di aver puntato con l'opposizione al governo Draghi prima e con la condotta che ha tenuto adesso su un'identità precisa al punto da sottolineare l'anomalia della sua identità e persino il fatto che sia una cultura che è venuta dall'altro mondo, cioè da un richiamo storico al fascismo e al suo deposito di memoria, caratterizza l'anomalia, cioè la Meloni si presenta come fuori dal mazzo, con un piede dentro il sistema e un piede fuori, potremmo dire. E questa caratterizzazione l'ha fatta scegliere da una parte di elettori, anche perché c'è l'impressione che sia irregolare. La sua anomalia la rende irregolare e quindi l'elite, l'establishment, che è il fantasma di questo ceto in formazione che è mosso dal risentimento e vuole tradurlo in politica, c'è l'impressione che l'establishment non riuscirà a metterle le redini, a imbrigliarla in qualche modo. Se ci pensiamo è la stessa anomalia che ha premiato Trump. Certo, che infatti adesso vedremo le elezioni di midterm.